Programmi di oggi, recuperare una faccia? Ho detto che non usavo più i filtri. Com'è la faccia della cinica dopo che ha fatto serata struccata? Eccola! Ma persino la frangia ha avuto un problema. Allora, mi ha mangiato una zanzara durante la notte, anche un bozzo di zanzara, ho un'intervista alle 10.45, video intervista, perché quando il gioco si fa duri duri cominciano a giocare, ma oggi novità. La prima novità è che ho prenotato la prima parte delle mie ferie dove vado via con le mie amiche. E quindi questa novità di oggi. Prima parte ferie prenotate. Voi avete già prenotate le vacanze? E se sì, voglio sapere dove andate. Così, statisticamente, poi vi dico dove vado io. E con chi vado. Il codice sconto di Urban Decay, super fagiane, è ancora attivo fino a domenica. In swipe up il link che vi porta al sito e poi vi faccio vedere qualche altra palette. Oggi esce il video di Pinalli, ma oggi aprono anche i miei corner da Pinalli di Lodi, Cremona, Crema e Monza. Dai! Come le discoteche sono chiuse, coi 23 bassi abbiamo pensato di attrezzarci e nella casa nuova c'è una palla da discoteca. Oggi è un tour, ragazze. Devo rassicurarvi sul fatto che ho recuperato una faccia perché devo fare un'intervista. Giornata intensissima di codici sconto, ma soprattutto giornata in cui ho bisogno del vostro sostegno fagiano. Sì, la faccia non recuperatissima, però voi sostenetemi. Ho un codice sconto sul sito di Pinalli, dove trovate svariate cose, del 30%, ce l'ha anche Paolo Stella, è chiaro che voi userete il mio. Cristina, complimenti per la tua impeccabile interpretazione come partner commerciale. Come sei riuscita a entrare così bene nella parte? Mi sono immedesimata nei proprietari di tutti i brand giovani alla moda presenti nell'assortimento Pinalli. Guardate il film, scoprirete un sacco di brand di tendenza, in particolare uno, Vera Lato. Io detesto fare gli home tour, proprio detesto, è una roba che... Però vi faccio vedere volentieri questa casa di Milano perché è un po' pazzerella. L'ho presa perché è sullo stesso piano dei miei nuovi uffici e vi faccio vedere anche quelli. E in pratica questa casa, che non sarà la casa dove io sto perché io abito a Brescia, sarà un po' anche la mia base milanese come ufficio, perché negli uffici nuovi l'unico che mancava era il mio ufficio. Questo sarà il pianerottolo Vera Lab, questa è la casa... E questi sono gli uffici, tech. Oh, guardate che è un po' forte la casa, non è la classica casa degli influencer, è un po' particolare. Apriamo la porta. Questo è l'ingresso. Quindi abbiamo un affresco originale della casa, questa che è la giraffa di Marcantonio. Vediamo se riesco a farvi vedere che il lampadario è un lampadario di vetro di Murano che ha le lampadine tutte colorate. Questa orrenda plafoniera deve andare via. Carta da parati che fa proseguire la giraffa, l'hanno disegnata i 23 bassi. La giraffa è Marcantonio, i giaguari sono di Mercatino Penelope. Procediamo, l'avete vista nelle stories ieri, purtroppo di giorno le luci non si vedono. Questa è la sala da pranzo e il soggiorno. Tutto. Vi faccio vedere il soffitto della casa, che era meraviglioso già di suo perché abbiamo dei cassettoni a questa parte e dall'altra. La palla da discoteca viene da una discoteca umbra e me l'ha regalata Andrea di 23 bassi, che ce l'aveva in cantina perché l'aveva recuperata. Tavolo, vi ho spostato le sedie, merita una storia a sé, perché la base è disegnata da Chiara Andrea di 23 bassi e ha questa forma particolarissima. Ed è fatta in modo che stando seduti nessuno abbia le gambe in mezzo alle scatole. Il piano del tavolo è un marmo calacatta oro ed è di Marmolov, scelta la lastra tagliata e lucidata, anche le ciotoline sono tutte Marmolov, guardate la meraviglia. Oggetto di design incredibile, tutti gli oggetti di design che li trovate su Mood, poi ve lo taggo. Questa lampada di Floss che io trovo meravigliosa, ve la faccio vedere perché magari vi ispira per le vostre case.
Parte 2 della sala, quella un po' più strong. Questa tappezzeria di House of Hackney, un po' complicata da recuperare dall'Inghilterra, ma per me stupenda. La poltrona e la Vanity Fair di Poltrona Frau, questo baule bar è disegnato e realizzato dai 23 bassi. Questa console cinese l'ho presa da Archivio Fortino, come tutti i pezzi d'epoca che vedrete. Avete queste due lampade, le Ptolomeo vuote, ci devo ancora mettere i libri, il divano di Poltrona Frau, la cassa di Bang & Olufsen, manca un tappeto, sto capendo che tappeto metterci, accetto anche suggerimenti. Queste di Floss, sempre su Mod Design, le ho anche a Brescia, io le trovo bellissime, delicate, non impegnano, chic. Faccio vedere questi perché sono particolari, sono dei cuscini d'epoca di Lacroix, sempre presi da Archivio Fortino, e sono super divertenti, io li trovo bellissimi. Il divano è sempre Poltrona Frau. Per illuminare il soffitto, anche qua come a Porto Venere, siccome c'erano i cassettoni, abbiamo messo queste luci, cioè abbiamo io no, i 23 bassi, e ho scelto l'infinito di Davide Groppi. Ecco, così lo vedete. Vi faccio vedere la mia camera, anche se non è finita, solo per farvi vedere il soffitto perché è incredibile. Ho detto che non è finita perché ho un problema di luci. Qua dietro c'è una cabina armadio, qua c'è uno specchio. Ciao amiche, ma la cosa incredibile di questa camera sono i cassettoni del soffitto, che sono magnifici. Manca un quadro qua, questa è da rivedere, ma i soffitti di questa stanza sono meravigliosi. Infatti non abbiamo diviso il dressing room per farli vedere tutti. Questa lampada che io adoro è sempre Mercatino Penelope Interni. L'unica altra stanza di rilievo è la cucina, che è di Elmar, ed è questa, ed è tutta rosa e a scomparsa, per cui poi si apre e c'è la parte interna. In pratica anche il lavandino, vedete, sta tutto dentro e quando è chiusa è pulitissima, così anche se è in disordine voi chiudete tutto non si vede niente. Eccola qua. Gli elettrodomestici sono tutti di Smeg, ma soprattutto vi faccio vedere il mio elettrodomestico di riferimento, che è la cantinetta per il vino, che è già stata abbastanza uccisa, ma eccola qua. Uno dei due bagni, perché il mio è ancora da finire. Vabbè, questo è il bagno del mio socio col quale condivido l'appartamento. Ciao ragazze. No, sono semplici i bagni, non hanno niente di che. Ho taggato un sacco di volte Mod Design, che è un portale su cui acquistate oggetti di design incredibili. Andate a dargli un'occhiata perché i pezzi di design vengono tutti da lì. L'ascensore non è di design, ma l'ascensore di questa casa è meraviglioso. Gli uffici sono assolutamente un cantiere, vi faccio vedere, ma è ancora tutto negli scatoloni, cioè non sono pronti, però vi voglio far vedere due cose stupende. Andiamo, andiamo. Ok. Ho detto cantiere, quando dico cantiere intendevo cantiere. Questo è l'open space, detto il pollaio, dove staranno i ragazzi. Là in fondo l'ufficio del mio socio, qui l'ufficio del mio direttore generale, al quale prometto che cambiamo questa scrivania di merda. Il bagno rosa fa molto ridere, c'è ancora anche la scala. Ci faremo anche dei bagni in questa mini vasca. Questa sarà la futura cucina del team. Come vedete adesso la cucina non c'è, abbiamo anche un piano doccia, ma quello per cui ho preso questo ufficio è questa cosa qua. La terrazza da cui guardate cosa si vede. Sono tornata in camera per dirvi due cose. Uno, che ho messo l'imbottitura morbidona come all'Hotel Eden, e due, che tutte le lenzuola sono Fazzini. Vabbè, alla fine ve lo faccio vedere. Questo è il mio bagno, però manca il mobile, nel senso che questo non c'entra niente. Qua ci va un mobile che non è ancora pronto. E queste sono le spugne di Fazzini, che sono meravigliose, ve lo dico. Io lo so che siccome state già guardando tutte le stories di Cristina, da me volete il backstage. E il backstage avrete. Prendo le foto e arrivo. Cioè, in realtà non è tanto per la casa, io voglio proprio la giraffa che tiene il lampadario. Cioè, è incredibile la giraffa che tiene il lampadario. Il mondo non si è fermato mai un momento. È arrivato un altro pacco di Cortilia, tutto molto bene. La Crescia no, ragazzi, la Crescia no, perché la Crescia io impazzisco. Ci sono poi i succhi, c'è il prosciutto cotto che ho già mangiato. Grazie.
ci sono alcune questioni di rimenti sulla questione casa. Le stories dei 23 bassi che vi fanno vedere dietro le quinte sono più belle delle mie, primo, e questo un po' mi scoccia. Secondo, pare che la palla da discoteca venga dal Red Zone di Perugia, cosa che ha infiammato gli animi dei perugini. Mi sento di chiamare in causa l'unico perugino di riferimento che ho, a parte Andrea di 23 bassi, ovvero Aimone Romizzi. Aimone, ma questa palla da discoteca, il Red Zone, tu conosci? Ti senti di dire sì, no? Cosa ci dici? Poi, l'altra domanda gettonatissima è: dove ho preso l'imbottitura morbidona nel letto più mini danesi? Era lasciato tutto qua. E io? Quello che sarebbe successo durante...